Сейчас отгонь. One credit. Let's start to play. Buongiorno a tutti amici di GameSurf, bentrovati. Questa mattina ci troviamo a Londra. Ci siamo svegliati molto presto, abbiamo preso un aereo che ci ha portato a Heathrow. Siamo partiti in realtà, erano le 8 del mattino, quindi la sveglia era alle 5. Questo è il motivo per il quale mi vedete con questa faccia tutta sfatta. Come dicevo, siamo a Londra per merito di Sony, che ci ha invitato all'evento di presentazione di Gran Turismo. In questo momento ci troviamo nella mia stanza di albergo, che è molto 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 carina. Ne parlavamo in precedenza anche con gli altri, probabilmente è uno di quelli costruiti in occasione delle Olimpiadi. Se mi vedete guardare in quella direzione, perché c'è una vista molto molto bella sul Tamigi. Quindi adesso vi farò fare, come preferite, un piccolo giro intorno alla stanza. Per questo ci giriamo ed eccoci lì. Mi vedete ora figura intera ed è il motivo per cui ero qui, in maniera tale da poter vedere un attimo quello che era l'inquadratura. Una volta entrati subito siamo rimasti stupiti da questo fantastico aggeggio che, come vedete, ci permette di gestire la temperatura, poter chiamare il servizio in camera, e qui sotto abbiamo poi la gestione di tutto quello che diciamo, tutto quello che sono le luci della stanza. Subito sulla destra, ok, troviamo il bagno di livello, nel senso che è molto 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 carino. Vabbè, classica tazza, non c'è il bidet come usanza inglese, una fantastica doccia con un punto luce fantastico oltretutto, come potete vedere. Non manca inoltre anche la vasca, e cosa che vediamo qui regalissimo è questo fantastico accappatoio, che veramente alla prima prova che ho effettuato questa mattina è stato fantastico. Tornando invece nella parte centrale della stanza, ok, mi hanno detto appunto che non avevano più la stanza col matrimoniale, quindi sono due letti separati ma uniti. No, sapete che non ho ancora provato a fare una cosa, adesso la faremo subito. Te la voglio provare. Oddio ragazzi, è fantastico. Io non mi alzo più, è fantastico. Perfetto, fatta anche la prova letto, che ammetto che è morbido al punto giusto. Possiamo muoverci verso il pezzo forte. Adesso qui starà sistemando l'esposizione. Come potete vedere, qui abbiamo l'altra parte dell'hotel, ci troviamo al 10° piano, quindi siamo piuttosto in alto. Abbiamo poi il Tamigi e parte della skyline di Londra, molto carina. Lì sotto, non so se li vedete, ci sono dei van Mercedes che ci aspettano per appunto portarci all'evento, nel quale assisteremo alla conferenza stampa di appunto Gran Turismo. Avremo la possibilità anche di effettuare interviste con gli sviluppatori, e soprattutto poi c'è una parte dedicata anche agli hot laps con delle supercar, quindi sarà molto interessante vedere anche quell'aspetto. Non vedo l'ora, io adesso continuerò con questo video, piccolo video diario, perché in realtà domattina ci attende un'altra levataccia. Alle 5:30 abbiamo il transfer dall'hotel per tornare all'aeroporto, e devo ammettere che mi dispiacerà lasciare questa stanza. Per questo motivo ragazzi, io vi do appuntamento a più tardi, ci rivedremo sicuramente durante il girato di questo video, e nulla, un saluto da GameSurf, a fra poco. Ok ragazzi, siamo usciti dalla stanza, stiamo raggiungendo il resto della stampa nella hall. Abbiamo appuntamento alle 2:15, sono le 2:10, quindi siamo in perfetto orario. Nel frattempo ne approfitto per farvi vedere anche qualche la struttura. Questa è la parte, diciamo, degli ascensori. E nulla, adesso fra poco dovremmo partire anche con il transfer. In realtà il transfer parte alle 2:30, ma giusto per essere precisi abbiamo deciso di scendere alle 2:15 tutti quanti assieme. È arrivata tra l'altro l'ascensore, che guardate sembra mega futuristico. Noi ci troviamo alla lobby, quindi là, e come vedete è veramente mega futuristico. Su questo fantastico ascensore alla Star Trek io vi faccio un saluto e vi do appuntamento più tardi. Siamo arrivati, come vedete i rombi dei motori sono fortissimi. Siamo alla Copper Box Arena, come vedete alle mie spalle adesso abbiamo delle supercar, perché siamo per assistere alla presentazione di quella che è GT Sport, il titolo nuovo di drone di Catone.
alla serie di Gran Turismo. Vi porto più vicino alle macchine, dopo esserci lasciati le spalle l'hotel. Guardate qua che spettacolo. Give them a chance to compare just how realistic the handling of the cars that they drive within the game is. 40 different cars. And of course, the exciting thing is regular proponents of the game on GRP. Le macchine sono davvero moltissime, l'evento davvero si presenta essere molto corposo, vedremo veramente molte cose e molto probabilmente avremo anche l'occasione di salire a bordo di alcune di queste macchine su degli hot laps che andremo a fare più. Quindi tanta carne al fuoco da Londra per il momento, diciamo che è tutto, ci aggiorniamo a breve con altri video. Ok ragazzi, come vedete alle mie spalle ci troviamo all'interno della location dell'evento dedicato a GT Sport. Per l'occasione Sony ha veramente portato qualcosa di incredibile all'interno di questa location. E al di là delle postazioni che trovate, come vedete abbiamo delle postazioni qua davanti e il mega schermo in cui verranno giocati poi dei campionati, anche di, cioè dei tornei di sports là davanti, dove troviamo il palco. Adesso vi porto a vedere alcune chicche che sono state appunto recapitate all'interno della location e sono veramente speciali. Ryan Little Production. Appena finita la presentazione di GT Sport ed è stata annunciata la data di uscita, che per il mercato europeo è prevista per il prossimo 16 novembre. Alle mie spalle, come vedete, ci sono tutti gli hot laps in partenza, quindi fra poco saliremo a bordo anche noi. Cercherò di portarvi a bordo, non sono sicuro che potrò farlo, ma ci proveremo e proveremo a farlo per tutti. Ok? Quindi fra poco. Ok ragazzi, siamo a bordo di una Jaguar, siamo prontissimi per partire, lui è il nostro pilota e la tensione è moltissima, avremo anche un onboard, quindi tenetevi prontissimi. Ok ragazzi, siamo pronti a partire, io sono tesissimo ma siamo pronti. Sarà veramente veloce. Ok, ready? Ready to go. Woo! Woo! Oh! Woo! Oh! Oh! Woo! 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 That was crazy. That was my first hot lap and wow, crazy. Good fun. Yeah. So cool. Ragazzi, è stato incredibile, non avete idea. Dopo riguarderò il video, la faccia deve essere stata incredibile, ma veramente fantastico. La Jaguar ha fatto il suo. E ora ci riparcheggiamo per tornare. Ragazzi, siamo tornati su una macchina, siamo riusciti ad essere su una Lamborghini. In questo momento siamo su una Huracan. E come potete sentire si trema abbastanza, è fantastica, veramente.
fantastica, ragazzi. Non avete idea del che cosa voglia dire. Stiamo per partire, quindi fra poco abbiamo un video on board, sarà veramente incredibile. Siamo prontissimi a partire con la Lambo. Sono veramente emozionatissimo. That's crazy. I was on the F type, but this is completely different. Come on, it's crazy. Siamo finalmente tornati in albergo. Una giornata veramente, veramente intensa. Una sveglia molto, molto, molto sfidante, ma molto piacevole la giornata che abbiamo passato in compagnia degli amici di Sony. Alle mie spalle, come vedete, sempre il Tamigi e questo scorcio di skyline di Londra. Ripercorrendo un attimo quello che abbiamo visto oggi, abbiamo assistito alla presentazione ufficiale di GT Sport, la cui data, come vi ho già ricordato in precedenza, risulta essere il 16 di novembre per il mercato europeo, mentre il 15 per quanto riguarda il mercato americano. Che altro aggiungere? Abbiamo fatto dei pazzeschi giri, prima su una F-Type, una Jaguar, sempre vuoto chiaramente, e una fantastica Lamborghini Huracan. Siamo veramente stanchi, adesso ci concediamo un fantastico bagnetto di una mezz'ora prima di raggiungere il resto della crew della stampa al 18° piano, dove potremo vedere bere qualcosa in compagnia prima di andare a addormentarci, perché alle 5.30 abbiamo il transfer per tornare in aeroporto, dove appunto scriveremo anche l'articolo che troverete nei prossimi giorni su www.gamesurf.tiscali.it. Un abbraccio da Gamesurf, è tutto, a più tardi, ciao!